Cioè, l'altra volta già ebbi dei problemi con Bloodborne. Maledetto. Ma oggi, amici miei, sono tornato a casa e ho trovato davvero una brutta sorpresa. Siamo in ambito pasquale, periodo di festa, ma non per me. Infatti, sono appena corso nel mio soggiorno e ho trovato un riparo. E adesso vi mostrerò di cosa sto parlando. Utilizzeremo un sistema di copertura. Cercheremo di non farci vedere. Stiamo in silenzio e facciamo piano. Cerchiamo di non fare rumore. Il maledetto si è impadronito del mio studio, così possiamo definirlo, la mia sala giochi. Adesso cercherò di farvelo vedere. Diamine! Non ho niente a portata di mano per sconfiggerlo, ma stiamo parlando di una vera e propria macchina da guerra. Adesso la mostrerò. Con calma. Avete visto? Maledetto, si è preso. Ha preso anche il mio joystick della PlayStation 4. Bastardo! Non mi resta che affrontarlo. Auguratemi buona fortuna. Alla fine hai ricevuto una bella lezione. Guarda qui che graffi. Non guardarmi così. In realtà ci siamo messi d'accordo, abbiamo deciso di fare questo unboxing in pace. Non è vero, agente 47? Ok. Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo unboxing della Deluxe Professional Edition, che è spagnolo, edition di Hitman Absolution. Un titolo che ho strafinito, però quando ho visto questa testa enorme ho deciso di prendere la Collector's Edition perché, come potete vedere dal prezzo, se si riesce a vedere, l'ho pagata invece di 80 euro, 20 euro e l'ho presa in un negozio che stava chiudendo e quindi aveva delle Collector's Edition a prezzo molto ridotto. Questo è un titolo che merita davvero e sebbene lo possegga già per PlayStation 3 ho deciso di prendere questa Collectors. Vediamo i contenuti. Innanzitutto qui, vabbè, si vede ovviamente la pelatona dell'agente 47 che è sicuramente il pezzo forte della Collectors. Poi c'è un DLC di armi. Poi dovrebbe esserci anche un... No, c'è, cioè, non dovrebbe. C'è un artbook di 72 pagine che raffigura probabilmente dei luoghi del gioco, i personaggi e le armi. E poi anche un CD contenente il making of di Hitman con dietro le quinte, eccetera. Quante vite spezzerai? Oggi non la mia. Maledetto. A parte il fatto che non ti perdonerò mai il fatto di aver preso la mia PlayStation 4 in ostaggio. Infame. Comunque, proseguiamo. Scartiamo tutto. Mamma mia, scatola enorme. Ecco. Da notare che ha perso un braccio per strada, cioè la statua. Boh. Ah, è qui dentro. Vediamo un po'. Via! Vai via! Vediamo. Ah! Maledetti! Cosa succede? Allora, mi metto a distanza di sicurezza perché potrebbe saltarvi addosso. Allora, qui abbiamo. Partiamo da. Abbiamo un coso! Ah, dovrebbero essere i silenziatori delle pistole che ci sono qui. Ok,
Sì, sono i due silenziatori delle pistole. Poi abbiamo il gioco che sarebbe la Professional Edition. Oggi sono spagnolo, non lo so perché adesso c'è un te. E praticamente l'edizione che viene venduta anche separatamente, perché ci sono circa 73 edizioni di Hitman Absolution, cioè quella normale, questa, poi c'è la Deluxe Professional Edition e poi la Professional Edition e basta, mi sembra, che è tipo a forma di valigetta di armi. E vabbè, allora vediamo dopo la statua, l'action figure, e dedichiamoci all'unboxing di questo, che è un cartoncino. Si presenta con un cartoncino molto pesante contenente tutte le varie cose. Tipo qui abbiamo l'artbook di 72 pagine. Mamma mia, che forma orribile, non mi piace tanto di questa forma. Comunque, come vi avevo detto giustamente, non poteva essere altrimenti, ci sono delle immagini del gioco, dei personaggi, insomma, delle armi, quindi è il solito artbook, insomma, fatto di cartoncino, e non so se è fatto in italiano o meno, no, è in inglese, completamente in inglese. E poi c'è il gioco, questa è l'edizione normale, cioè in realtà in questa Deluxe Professional Edition vi sono tre edizioni: l'edizione normale, l'edizione Professional e la Deluxe Professional Edition, è tutto. Oh, accidenti, togliamo anche il cielo quando è qui. E apriamolo. Ah! Ma come mettete i dischi? Voi di Square Enix? No, vabbè, non è colpa vostra, però. Allora, qui c'è un bordello di roba. Allora, qui c'è il... Questo dovrebbe essere il gioco. Questo è il gioco. Poi abbiamo il disco della... Se non lo spezzo. Il disco del Making of. Infatti... Ah! Burning Up. Così, eccolo qui. Che dovrebbe contenere i vari dietro le quinte. Poi abbiamo il codice, eccolo qua, il codice per le armi, che dovrebbe contenere pistole, fucili e vari mirini. Avanza da una pistola SGM di grosso calibro e un fucile semiautomatico con vari potenziamenti, eccetera. Poi c'è anche un libretto di istruzioni, cosa strana al giorno d'oggi. Vabbè, ma guarda, cioè, di due fogli, con la pubblicità di Tomb Raider, ovviamente, ottimo titolo. E poi, ma quanti contenuti ci sono? Ah, poi ci sono un DLC per Sleeping Dogs, che praticamente permette, a quanto pare, vedendo il personaggio, permette di indossare le armi, cioè anche armi forse, non solo i vestiti comunque, e la coccia pelata dell'agente 47. E poi c'è un altro codice ancora, che non vi farò vedere, che è quello di Hitman Contracts, cioè sarebbe la modalità online del gioco, che consiste nel creare dei contratti da condividere con gli amici. E poi basta. Questo è il contenuto della Professional Edition. E poi passiamo al pezzo forte, al pelato. Mamma quanto pesa. Eccolo qua. Ha perso un braccio, pistola e tutto. Eccolo. Mamma mia, comunque è pesantissima questa... Gli farò un taglio qui di netto bello qua e lo userò come salvadanaio. È fatta di plastica, però il materiale è molto buono, infatti pesa notevolmente. Ah, ecco, no, non cadete.
Maledetti, entrate! Eccola qui. Finalmente l'ho montata e devo dire che è parecchio interessante, cioè l'ho detto, è fatta di un materiale molto solido e alla fine mi piace davvero tanto, cioè considerando che ho pagato 20 euro in offerta è davvero notevole. Quindi questo era l'unboxing, non so come andrà a finire ora che anche le pistole con i silenziatori ed è fuori dalla scatola soprattutto, credo che ce la vedremo nero, al massimo faremo una partita di briscola per risolvere la situazione. Vi rimando agli altri unboxing, l'ultimo che ho fatto era quello di Bloodborne, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo unboxing, o non so, forse un gameplay, forse proprio del pelato, non lo so. E da qui è tutto, non so se mi rivedrete ancora vivo. Ciao ragazzi e mi raccomando iscrivetevi al canale di Black Star Console TV, qui è Jumpy92, è tutto, ciao.